Allora, professor Odifreddi, intanto possiamo dirvi che sono sette le tracce, diciamo, per il tema di italiano. C'era Pascoli, c'era Liliana Segre, ma anche Verga, il Nobel per la fisica Parisi, l'iperconnessione, insomma, il mondo sempre più connesso, il digitale e ovviamente anche il Covid. Allora, è contento di questo ritorno all'esame di maturità un po' come era pre-Covid, professor Odifreddi? Beh, non è proprio lo stesso, perché in realtà anche quest'anno l'esame si fa soltanto con i professori che avevano a scuola, quindi è una via di mezzo, diciamo, tra il niente e il vecchio esame. Naturalmente bisogna anche un po' pensare a che cosa può servire un esame di maturità, perché per l'appunto farlo di fronte ai professori che ti conoscono da un anno perlomeno e forse da 5 anni, cioè è abbastanza inutile, no? Però detto questo, naturalmente il problema a cui avete accennato prima, il fatto che molti giovani poi non siano stimolati allo studio, è una cosa fondamentale. Noi purtroppo in Occidente siamo molto miopi e classifichiamo per esempio il benessere di una nazione soltanto in base agli indicatori economici, in particolare quasi sempre soltanto rispetto al PIL. Però ci sono fior di premi Nobel, Amartya Sen per esempio, Stiglitz eccetera, che sostengono che bisognerebbe cominciare a considerare molti altri indicatori, e uno di questi è proprio la scolarizzazione, un altro è la mortalità studentesca, nel senso ovviamente dal punto di vista intellettuale, cioè quanti poi abbandonano gli studi, soprattutto poi quelli superiori e universitari a metà strada, no? E purtroppo le nazioni che vanno male da questo punto di vista di questi indici e poi alla fine non possono essere contenti se il PIL cresce, perché quello appunto, come dicevo, è molto miope. Dall'altra parte c'è anche però un problema opposto, che è quello della sovraqualificazione a un certo punto dei lavori, cioè molte persone poi finiscono di studiare, si laureano e poi magari troviamo l'ingegnere che guida il taxi o il laureato in lingue che lavora al call center. Anche questo è un problema contrario a quello di questo prima. Questo riguarda, no? anche molto anche questo grave. L'incrocio tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, anche quello c'entra, ma comunque poi abbiamo bisogno di figure con, come si dice, skill, competenze importanti, quindi mai come in questa fase le competenze, appunto l'istruzione e la formazione sono cruciali. No.